Possiamo partire. Buongiorno a tutti, benvenuti. Un saluto a tutti gli intervenuti oggi qui. Grazie a chi ha permesso l'organizzazione di questa giornata di presentazione di un progetto al quale la Fondazione di Modena tiene particolarmente, che ha deciso di sostenere con profonda convinzione, perché quello che dopo vedremo, grazie alle spiegazioni di Martina Bagnoli del gruppo di lavoro tecnico e alle domande e alle suggestioni che Jeffrey Schnapp condividerà con tutti noi, è un lavoro che è stato avviato parecchio tempo fa, sulla base di un'impostazione che abbiamo cercato di dare, che deriva un po' dalla visione strategica che la Fondazione di Modena vuole adottare per lo sviluppo delle progettualità sul territorio. Per noi essere bene di tutti significa cercare di condividere innanzitutto il nostro patrimonio culturale, e credo che questo progetto abbia come primo obiettivo quello di rendere il patrimonio della nostra città, in particolare una parte importantissima del patrimonio della biblioteca estense, fruibile da domani ad un insieme di persone che da tutto il mondo potrà guardare in qualsiasi momento quanto nella nostra città è depositato, quanti straordinari documenti, quanti straordinari archivi, e lo potrà fare evidentemente cercando anche di immaginarsi cosa c'è poi di fisico dietro quella visione digitale. Questo può rappresentare certamente un viatico molto importante per sostenere anche lo sviluppo di un turismo culturale e di un approfondimento della cultura che come fondazione cerchiamo certamente di promuovere. Un altro motivo fondamentale dell'essere bene di tutti sta nei fondamentali della piattaforma che dopo vi spiegheranno. Questa non è una piattaforma che appartiene ad un ente o a un soggetto in particolare, è una piattaforma che vuole appartenere in questo momento in cui dall'economia del possesso passiamo all'economia dell'accesso a tutti gli istituti culturali. Le biblioteche estense rappresentano certamente sul piano del patrimonio bibliotecario e archivistico un riferimento di valore mondiale per la nostra città. Però questa piattaforma tecnologica è a disposizione anche degli altri archivi, anche degli altri istituti culturali che vorranno portare la loro documentazione all'interno di una piattaforma che avrà la grande capacità anche nel loro caso di promuovere la conoscenza a confini limitati. E poi un altro aspetto importante è l'elemento non trascurabile metodologico. Questo è un progetto che è nato con la partecipazione di tanti e mi piace oggi ricordarli. Insomma, un progetto che è partito anche dalla città cercando di mettere a sistema le conoscenze importantissime di questa città nel digitale attraverso delle riflessioni che all'inizio non avevano proprio una traiettoria progettuale ben definita, ma che poi nel corso del tempo si sono affinate e hanno portato alla costruzione di un capitolato nel quale il contributo chiaramente dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, che rappresenta un centro di competenza per la nostra città di straordinaria importanza, una prospettiva futura di accesso a questi patrimoni culturali, non soltanto per quanto riguarda in senso stretto la ricerca, ma anche per quanto riguarda la divulgazione, l'utilizzo di questi documenti ai fini di una promozione sulla società. E poi chiaramente, come ho già detto, tutti gli altri istituti culturali che si racchiudono all'interno di questa piazza: l'archivio comunale del Comune di Modena, la biblioteca Poletti, archivi importantissimi che potranno in prospettiva futura beneficiare di questa tecnologia. Ecco, credo che sia particolarmente importante oggi condividere che questo metodo è forse, in quell'accezione di bene di tutti, il patrimonio che dopo un po' di anni di lavoro ci portiamo a casa con grande soddisfazione. Abbiamo lavorato insieme, chiaramente quando si lavora insieme ci sono momenti anche di confronto, momenti in cui bisogna riunirsi per prendere delle decisioni, ma oggi c'è all'interno di questo progetto veramente un team io credo di straordinaria importanza e che può rendere questa città, la nostra città, un punto di riferimento importantissimo nell'ambito delle piattaforme digitali per le biblioteche.
Recentemente il ministro Franceschini ha istituito una funzione specifica sulle biblioteche del nostro paese, proprio a testimonianza di quanto sia importante la tutela del patrimonio bibliotecario e archivistico, ma anche quanto sia importante trasformare una tutela statica in una tutela che diventa valorizzazione e promozione attraverso le tecnologie digitali. Ecco, siamo un po' gli antesignani di questo percorso e quindi credo che continuando ad investire in questa direzione si possa veramente rendere Modena un punto di riferimento nazionale ed auspicabilmente internazionale su questi aspetti. C'è un tema altrettanto importante che mi pare opportuno oggi condividere con voi, che è quello dei finanziamenti a questa iniziativa. Noi abbiamo potuto beneficiare, saluto intanto il magnifico rettore che è entrato, buongiorno professor Porro, noi abbiamo potuto beneficiare del credito d'imposta dell'Arbonus per questo progetto, ma nel frattempo siamo riusciti attraverso questo progetto a costruire con il nostro Ateneo un percorso di progettazione sul quale il Dipartimento di Studi Culturali e Linguistici è diventato tra i quattro dipartimenti del nostro Ateneo dipartimento di eccellenza e quindi ha potuto accedere alla premialità del MIUR, risorse aggiuntive al fondo di finanziamento ordinario utile alla ricerca. Mi pare opportuno condividere con voi la straordinaria soddisfazione di aver ottenuto un finanziamento da parte di un privato che ha destinato un lascito testamentario allo studio del nostro patrimonio culturale, destinato a giovani ricercatori del nostro Ateneo che approfondiranno i temi della nostra cultura. E mi pare altrettanto importante condividere con voi che nell'ambito della programmazione regionale per lo sviluppo delle industrie culturali, il Centro Interdipartimentale sulle Digital Humanities ha recentemente ottenuto un finanziamento per sviluppare un progetto interdisciplinare che si svolgerà chiaramente nel corso dei prossimi mesi presso la sede del centro proprio qui in Arco. Io concludo con i ringraziamenti, che sono ringraziamenti veramente sentiti, innanzitutto a Martina Bagnoli che è stata, credo, capace, con grande coraggio, di interpretare una sfida importantissima perché il digitale nel patrimonio culturale del nostro paese rappresenta oggettivamente oggi un punto di partenza e purtroppo non qualcosa di consolidato come invece forse dovrebbe essere. E credo che su questo progetto, grazie alle competenze, alla determinazione della struttura di Martina Bagnoli, si possano, ieri si è sviluppato qui un workshop di cui vi diranno molto importante, a cui erano presenti numerosi bibliotecari provenienti da praticamente tutto il paese, credo che si possa sviluppare veramente un punto di partenza molto molto importante. I ringraziamenti vanno anche all'Università che ha collaborato in modo determinante con i propri assegnisti del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, ma anche con gli assegnisti, tra assegnisti di ricerca del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali che hanno lavorato in via preparatoria affinché si creassero le condizioni per questo progetto, quindi hanno lavorato sui cataloghi, hanno lavorato sulla razionalizzazione del patrimonio che poi era oggetto di questo progetto, ma ringrazio l'Università anche per la sfida importante del Centro Interdipartimentale sulle Digital Humanities che potrà lavorare utilizzando e fare ricerca, quindi utilizzando una piattaforma digitale che permetterà certamente anche nell'ottica della terza missione universitaria, lo sviluppo di progettualità particolarmente innovative. Ringrazio la struttura tecnica della Fondazione Cassa del Risparmio di Modena, il direttore Luigi Benedetti, Elisa Scurani, Valentina Benedetti, Mauro Fericori che ha organizzato insieme ai propri collaboratrici questa giornata in cui restituiamo alla nostra città un progetto sul quale abbiamo fortemente creduto, utile, crediamo, a valorizzare il nostro patrimonio culturale a livello internazionale. Quindi buon lavoro a tutti e lascio la parola quindi a Martina Bagnoli per i prossimi saluti. Grazie al Presidente Paolo Cavicchioli e voglio anche ringraziare il FEM per l'ospitalità di oggi
e soprattutto per l'ospitalità di ieri, ci hanno accolto benissimo nei loro splendidi, non so se sono uffici, sono dei salotti molto accoglienti, con delle poltrone molto colorate, dove abbiamo potuto incontrarci con 47 bibliotecari da tutte le parti d'Italia per spiegare il nostro progetto, che spero possa diventare un prototipo per le biblioteche italiane. Il microfono? Ok, perfetto, perché io sono un po' raffreddata, per cui ho poca voce. Dunque, io oggi voglio presentare qualche idea del percorso che è stato fatto per arrivare fino a qua e soprattutto voglio cominciare del perché abbiamo avuto bisogno di una biblioteca, di una nuova piattaforma digitale. Gli strumenti digitali non sono mai degli orpelli, non sono degli attributi di cui uno si fornisce perché vanno di moda. Sono uno strumento importante, come ci sono altri strumenti nel mondo delle biblioteche, degli archivi e dei musei. È importante capire che cosa vogliamo da questi strumenti per poter organizzarli in maniera il più efficiente possibile. E quindi all'inizio del mio mandato, quindi nel 2016, per capire bene che cosa volesse fare questo nuovo museo, che è un museo, come sapete, diffuso su un territorio molto vasto, ma al tempo stesso ben radicato nelle proprie città, quindi parlo di Ferrara, Modena e Sassuolo, abbiamo cominciato con gli organi collegiali del museo a parlare di valori. I valori di questo museo, delle Gallerie Estensi, sono essere un'istituzione culturale per tutti e di tutti, promuovere la comprensione della società attraverso i documenti del passato, essere un luogo del pensiero e promuovere la diversità e la complessità per la democrazia. Per me è importantissimo che i musei